Grazie ragazzi, allora scusate l'assenza super prolungata la quale da YouTube, ma il mese scorso è stato un mese pieno fino all'orlo. A fine mese mi sono laureata, quindi ci sono state tutte le varie pratiche burocratiche in meno che ho dovuto fare e quindi il tempo a mia disposizione era così, praticamente così, non ne avevo proprio. Quindi, sorry, comunque la laurea è andata, la studio è andata tutto bene, anche questa è andata, ora sono un'occupata in cerca di prima occupazione. Comunque, iniziamo a rimetterci in carreggiata con i prodotti finiti degli ultimi 2 mesi, quindi di ottobre e novembre. Sono nella scatolina, nella bustina dell'anno scorso di Kiko, non ne sono tantissimi anche perché mi sono truccate e acconciate veramente pochissimo. Allora, primo che già si vede spuntare è una confezione della Licia di salviette struccanti doppia azione, idratanti e tonificanti, latte detergente con aloe vera e acqua di rosa per pelli normali, tessuto innovativo bifase, detergente strucco senza alcol, parabeni, testato viso e occhi. Ideali anche per il trucco waterproof, vi sto leggendo tutto. C'erano 64 pezzi all'interno. Allora, mi sono trovata relativamente bene, anche se, allora, prima di tutto la confezione è molto intelligente con questa l'apertura in plastica, quindi rimaneva chiusa. Le prime tipo venivano via un paio alla volta, quindi una la dovevo reinserire all'interno, però già verso dopo le prime 10 questo problema non si riscontrava più. Si sono tenute belle impregnate fino alla fine, anche se non le potevo tenere diciamo a testa in giù con l'apertura verso l'alto, perché il liquido poi andava solo verso la fine. Mi accorgevo che quando la tenevo verso su l'apertura, la prima salvietta non era umidissima, quindi quando non lo utilizzavo la tenevo a testa in giù con l'apertura verso giù. Però veramente sono molto, molto delicate, non mi hanno bruciato gli occhi, hanno tolto mascara, trucchi pesantissimi, trucco viso. È arrivata un acquazzone a Salerno, va bene. Mi hanno struccato di tutto. Avevo un'altra confezione che ora si è portata via mia sorella a Roma. Pecca di quella confezione è che questa parte in plastica, dove c'è il tappo, si è staccata, l'ho dovuta rincollare con l'attac, però visto che la confezione era un pochino sporca, si era staccata, vabbè, un casino. In ogni caso la devo tenere a pancia sotto. Poi, altro prodotto che ho finito è un leva smalto ultra rapido della Dolce Sguardi, un made in Italy. È un acetone, praticamente un acetone da 120 ml. Mi trovo molto bene con questo leva smalto, questo acetone della Dolce Sguardi. Ne ho già un'altra confezione che sto utilizzando in questo momento. Io le trovo da tutti i 50 centesimi e li trovo veramente eccellenti. Poi, ho finito questa confezione. Ora ve la faccio solo vedere e poi la recensione la farò in un altro momento, sono in un altro video, altrimenti questo diventa lunghissimo. Comunque è una maschera purificante della linea Pure System della Yves Rocher Ultra Clean, molto veloce, tipo 3 minuti di posa, effettivamente io arrivavo a un massimo di 5, poi ne riparleremo. Poi ho finito, butto questo pennello per labbra della Beauty & Trinz Professional, non mi ricordo neanche dove l'avevo comprato, ma in quel momento mi serviva un pennellino per applicare rossetti e luce da labbra, e questo l'avevo trovato tipo pochi euro. Lo butto perché non so se si riesce a notare, si è aperto, le setole laterali si sono aperte, quindi quando cerco di fare il contorno preciso queste setoline che si sono aperte mi sbavano e quindi è praticamente inutile. Le avrei potute tagliare ora che ci penso, ma non fa niente, amen, ciao. Poi, crema mani della Yves Rocher, come al mio solito l'ho squacquata a metà, della collezione natalizia dell'anno scorso, al cacao e framboise, framboise quindi in italiano, framboise, lampone, non mi ricordo mai,
si sente ancora il profumo, mamma mia, e wow, mi ci sono trovata molto bene. Questo non ve l'ho mai fatto vedere, non ve l'ho mai recensito, quindi questa è l'occasione giusta. Mi è durato praticamente, mi è durata, quanti ml siete? 6, non siete? 75 ml, quindi una confezione normale delle creme della Yves Rocher. Mi è durato 7, 8, 9 mesi, non lo so, eppure la metto tutti i giorni, mi ci faccio gli impacconi, lo trovo veramente nutriente. Poi il profumo di cioccolato, cacao, buonissimo. Ora anche ne sto usando un'altra della Yves Rocher, poi ne riparliamo, ma questa è stata eccezionale. Se non sbaglio, la collezione di quest'anno, che pure ho avuto la crema in regalo, che ve la farò vedere in un altro video, pure è al cacao e qualche altra combinazione, ma questa è stata eccezionale, è veramente un piacere metterla. Poi altra confezione della Yves Rocher, un set per 7 giorni per provare una linea della Sebo Vegetal, c'era l'acqua micellare, un siero e una crema, che erano inseriti, questo è saltato, che erano inseriti all'interno, per un trattamento per 7 giorni, ma io l'ho usato, vabbè, alcune cose sono finite prima, altre un pochino dopo, ma più o meno tutte e tre insieme sono riuscita a utilizzarlo per una decina di giorni. Queste confezioni, come per il precedente, recensisco un altro video, ma comunque queste confezioni, tra virgolette, di prova, sono eccezionali. A me è stata regalata, ma anche acquistata, sarebbe stato un buon acquisto, perché ti danno come si dice? La possibilità di provare un prodotto, comunque un trist di prodotti che singolarmente hanno un valore, presi insieme anche economicamente hanno un altro valore, e il programma intero permette di vedere più o meno se i prodotti funzionano. In questo caso tutti e tre i prodotti hanno funzionato bene, presi singolarmente ni, poi ne riparliamo. Poi cos'è? Ah sì, una maschera della Kiotis Paris, una maschera purezza, gli oli essenziali di milto, palma rose, pelargonio, che ancora devo capire che cosa sia. Questa era la iniziata mia sorella, io l'ho terminata, ma avevo già provato diversi campioncini e mi sono trovata bene. Per la recensione completa, poi ovviamente dei prodotti che avevo già testato, vi lascio i link. Poi, ho finito la base trucco della Pupa della collezione Mimi Oscar di Clio. Mi ci sono trovata veramente bene. Non so se ora la Pupa, sì, fa una base occhi, ma non so come sia perché non l'ho provata. Quindi questa mi è piaciuta tantissimo e mi è durata una vita. Non ricordo quando uscì la collezione di Clio. La comprai, vabbè, quando era in vendita, l'ho utilizzata sempre, non l'ho intercambiata con niente ed è durata una vita. Mi è piaciuta tanto. Ora non so se mi conservo il barattolino perché è in vetro, poi vediamo. Poi, altro prodotto della Yves Rocher, sempre della collezione scorsa, no, di collezione autunnale scorsa, è un... dove sei? Gel doccia, sì, un gel doccia scintillante alla vaniglia della collezione Vanille Collection. Ancora si sente il profumo di vaniglia che è inebriante, mi è piaciuto tantissimo. Io l'ho utilizzato in palestra perché la confezione piccina da 50 ml è comoda. Ora probabilmente mi conserverò, io conservo sempre questi contenitori perché sono comodi per i viaggi. Poi, altro prodotto di Brochet è uno smalto, il numero 31 Rouge Grenadine. L'ho adorato, è durato troppo poco perché sono 5.5 ml, ma mi è piaciuto un sacco. Anche di questo c'è la recensione e vi lascio i link. Poi, finito un eyeliner nero della, non c'è più scritto, era della, aia, mi sono tirata l'orecchino, gli orecchini, cerchioni di auto. Era della... oh my god, non c'è più scritto, si è consumata la scrittina.
della help. Di cosa eri tu? Delle Eufida Skin Color, mi è durato tantissimo, mi è piaciuto, era bello nero, intenso, beh, troppo carino, era quello col pennellino a pennarello, diciamo, perché io non sono in grado di tirarmi una linea con il pennellino a pennellino proprio, non ho la mano che tremola, non avrei mai potuto fare il chirurgo, avrei ucciso qualcuno, non ho la mano ferma. Comunque mi è piaciuto tantissimo. Poi mascara della Revlon, della linea Photoready 3D Volume, anche questo mi è piaciuto tantissimo e mi è durato tantissimo, praticamente tutta la primavera e tutta l'estate fino a forse metà ottobre, qualcosa del genere. Era quello con tutti i dentini. Con tutti i dentini di plastica, questi sono i miei mascara preferiti, perché riesco veramente ad arrivare alla base della ciglia e truccarla tutta. Mi è piaciuto tantissimo. L'avevo preso anche in offerta, tipo invece di 11 euro, 12 euro, l'avevo pagato un 7 euro, forse anche di meno, non ricordo. Ma mi è piaciuto tanto. Ultimo prodotto che ho finito è un altro eyeliner, questo in penna, della Galénique Paris Liner Extra Fine Made in Japan Noir numero 1. Era con un pennellino molto sottile, veramente era sottilissimo, l'ho usato proprio per, io non preferisco questi tipi di pennello perché, come ho detto prima, sono molto instabile però per fare le codine molto sottili oppure per rinfoltire la linea ciliare sono bellissimi. Mi è piaciuto tanto, anche se è durato poco, nel senso ce l'avevo là pronto a utilizzare da parecchio tempo, perché la mia sorella, lei non le piacciono molto, lei preferisce i pennellini normali, quindi lo tenevo a testa in giù da un po', ho fatto però prima o poi lo uso, alla fine veramente l'ho utilizzato, ma forse un mesetto, solo per rinfoltire le ciglia. Io non metto sempre mascara tutti i giorni quando mi trucco, veramente mi sarà durato per 10 applicazioni, quindi non ne vale la pena. Ok, i prodotti terminati sono finiti, la mia, come si chiamava prima, programma smaltimento prodotti è finito, ora ho diverse cose che sono lì, ma truccandomi poco, alla fine ciò che usavo tanto, c'è un muscolino che rompe le bits. Come dicevo, molto io uso creme, contorno occhi, eccetera, ma il restante ci metto un po' per finire, perché mi trucco veramente poco, esco poco, quindi mi trucco poco. Comunque, vabbè, per questo video ci vediamo agli inizi dell'anno nuovo, Madonna, 2015. Ok, vi mando un grosso bacio e ci vediamo nel prossimo video. Ciao ragazze e ciao ragazzi in gamba!